Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo in una camera d'albergo. Siamo a Roma. Siamo venuti 3 giorni perché io ho qui un lavoro e quindi, siccome mi occupa soltanto 2 sere e la mattina di domani, siamo arrivati ieri, tra parentesi, ho chiesto a Jimmy e Lavale se avevano voglia di farsi 3 giorni insieme a me. Hanno accettato e quindi siamo qui. Ora loro sono ancora a fare colazione, sono salita prima. E basta, voglio portarvi con me un pochino in giro per Roma per farvi vedere questa bellissima città. Questa è la terza volta che io torno a Roma, non sono proprio un'abitué. Sono stata la prima volta tantissimi anni fa, forse è stato uno dei primi viaggi con Jimmy e mi ricordo che è stato un viaggio molto particolare perché è stato veramente il viaggio in cui ho capito che non camminavo abbastanza. Avevo iniziato da pochissimo il mio percorso nel fitness ed ero super focalizzata su allenamento in palestra e bodybuilding, sala pesi, eccetera. E camminavo e mi muovevo in generale pochissimo, un po' perché volevo limitare l'eccessivo consumo di calorie muovendomi troppo e un po' perché io in realtà sono tendenzialmente pigra. Poi il mio stile di vita è cambiato, ok? Però insomma, a quei tempi ero abbastanza pigra e quindi pigra slash senza forze, c'è anche questo da considerare. E vabbè, quindi siamo venuti a Roma e mi ricordo che avevamo camminato tantissimo e io ero tornata da questo viaggio con i polpacci devastati. Allora da lì mi sono detta no, devo incominciare a muovermi di più. Quindi ho cominciato a camminare, eccetera, e insomma, ora sostengo anche Roma. E vabbè, questo era un piccolo aneddoto. Poi l'ultima volta siamo venuti 2018, 2019, 2018. Per 2 giorni io e Jimmy, è stato veramente bello e sono delle foto stupende di quei giorni perché una mia amica ci aveva fatto delle foto e basta, quindi questa è la terza volta. Niente, quindi detto questo, siamo arrivati ieri sera, siamo andati a cena fuori con un'amica della Vale in un posto buonissimo. Cena romana, cicorie, carciofo alla romana, puntarelle e uovo. Mezzo alla fascia, marinato al sake, marinato sake su pane arrostolito da fare. Ci andrebbero le puntarelle. A me piace con. Bello, ci piace, questo ci piace. Loro sapevano che venivo io. Questa mattina colazione in hotel. Colazione in hotel è qui veramente pazzesca. C'è un'attenzione al vegano e incredibile. C'è, anzi, c'è il soya sun, cosa io non ho mai, mai visto. E c'è tantissima scelta healthy, dolce e salato. Super. Ovviamente, ovviamente. Zà, 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 zà. Sappiamo dove andrò. Sì? Salute. Direi che abbiamo apprezzato. Molto, direi. E adesso siamo pronti ad andare. Cioè, io sono pronta, loro devono ancora arrivare. Andiamo a vedere Roma. Ecco l'imperatrice di Roma, l'imperatrice di Roma, dei Noatri, l'imperatrice dei Noatri. Cos'è carina? Niente, la mia l'ho fatta. Per me è un disastro. Roma è perfetto per fotografare ovunque, Io riderò è soltanto. pieno per fare shooting, la mia l'ho fatta a portava a giro. Team, a rapporto. Dove siamo arrivati? Da là. Si scende da là appunto, Sì. non c'è altri posti. Uila. In centro città. Che poteva far No, Jimmy è troppo intanto? bello. Giustamente. Poi si mette in centro con turisti, macchine, moto, magari chi viene da fare. Eccoci qua in uno dei ristoranti con la vista più bella su Roma. Mi porto fuori.
stata ricoverata 4 giorni. Eccoci qua. Guardate che vista non c'è. Ah, intanto quello ho già visto che è Villa Medici. Già qui c'è un po' di fiorentino anche a Roma. E quello è il cupolone. E quello è il cupolone di San Pietro. Vicino le varie cose che... Allora, questa è la salata di pollo. Wow! Questa è una bella caprese. Spettacolo! Però non datevi le spallate, una per volta. E io mi metto sopra. Togli la manina, dai! Oh, vi ruba la scena. No, vai, la fascia mangia. Qua sono arrivati i rinforzi. Carciofi, ragazzi, carciofi. Pranzo romano. Wow! Siamo per iniziare bello, leggero, insomma. Mi piace. Pure. E poi dopo a seguire si può scegliere la pasta. Spettacolo. Spettacolo. Wow. No, aspetta che mi... Ah, ok, ho fatto della foto. Vieni. Raga, hanno un profumo. Madonna. 25. Ah, okay. Grazie. Vai. Far qualcosa? Sì, se non fosse già addentato. Next time, piatto pulitissimo. Allora, se vai c'è il mio ancora intonso. Va bene, va bene. Salti in bocca alla romana, prima volta, curiosissimo, prima volta. Questo pomodoro, oddio che buono. No, vabbè, il sugo di pomodoro è spettacolare. È tonno come che ho detto. Che si conclude qua, forse c'è coda, penso di no. Yeah! Team Roma, team in aia. Ha dato una trambata al palo. Ti sembri salpato in testa. Cos'è che stavo per dire? Team mangiamo fuori. Ah, team in trasferta a Roma. Yeah, yes. Io e wow. Grazie. No, Jim. No, mi sono salvato ancora. Yeah. Ah, sì, che spettacolo. Che cioè spettacolo. La misura della pasta. Cosa? Bella però. Posso dire? Non lo so, ma cambia colore. Facciamo un po' di... No, però non cromia. Lo rende. Oh, blu è bella. Ma non tira. Ah. Cioè, rossa davvero tira tantissimo. È rossa? Wow. Siamo un solario, figo. Buongiorno. Buongiorno! Hola! Pronta? Direzione colazione! Yay! Il mio pasto preferito del giorno! Stamattina, visto il buffet, ci siamo divertiti a creare tutte e quattro le colazioni. Americana dolce, italiana dolce, americana salata e healthy, italiana. Perché a noi piace comunque mangiare così. Ce l'abbiamo fatta. Missione compiuta. Questa roba c'è da mangiare. Bella, si mangia, si mangia. Questa mattina
Andiamo in macchina. Buongiorno, buongiorno. Stamattina abbiamo deciso di andare in macchina, vogliamo provare questa ebbrezza, ma soprattutto sempre living on the edge. Let's go. Questa mattina abbiamo iniziato, siamo andati a lavorare, poi adesso ultimo pranzetto romano. Siamo raggiunti. Sento molto la iena di del Re Leone. Stiamo raggiungendo la valle in una trattoria che ci avete consigliato. Ho lanciato una storia su Instagram e ho detto consiglio il volo Rione Monti, visto che siamo vicino alla stazione, e subito tazzan, visto che sapete benissimo che io tazzan così alla volta la Sharpay Evans. Ok, basta. E mi piace mangiare un po' così molto casareccio. E quindi ora andiamo, poi basta, poi salutiamo Roma e torniamo a casa da Lunina, che è rimasta da sola, ma per fortuna abbiamo comprato a Luna un... Ma qui le strisce? No? Dicevo, abbiamo comprato a Luna il dispenser per i croccantini, quindi non c'è assolutamente problema. Poi soprattutto è rimasta da sola due notti, quindi si sa autogestire e non la lascerei da sola di più. Sono stati giorni stupendi e ovviamente si è camminato tantissimo. Dicevo che la prima volta che siamo stati a Roma me la ricordo tantissimo, perché era un periodo in cui io non facevo cardio, non camminavo e nulla, e venire qui a fare 3-4 giorni di passi, 100.000 passi al giorno, fu veramente una cartina tornasole del tipo sì, ok, inizia a muoverti, perché non ti possono fare male i polpacci dopo aver soltanto camminato per la città. Ho provato questa sensazione questa settimana, andando a prendere la seconda cassetta di pomodori, sono entrato in mercato. È vero, oggi è sabato, niente mercato. Ho fatto uno scatto, non l'avessi mai fatto, ho avuto un crampo, ho detto male. Andiamo a pranzo, vai. Sa fame. Ecco, se rimane in tempo, andiamo a pranzo, poi ci allora, come ti portano il menù? Adoro. Wow. Questo cos'è? È il mattone. Buono. Gli agretti, ragazzi. Io non li mangio mai. Sono difficili da aprire. Sì. Mamma mia, ah, in terra. Io avevo trovato una cassa al mercato la settimana scorsa, l'ho guardata e ho detto agretti. Davvero? Wow. Che fai? Te ne vai da Roma senza aver mangiato erpolpetta? Yeah. Quanto urla Italia questo angolino, questo shot. Che bello. Sarebbe bello avere degli alberi così. Sono comunque molto composti. Magari non nell'aiuola, ma accanto. Ma qualcuno ce l'ha lì, sì. Concludiamo. Team Macono. Team Coppetta. Cucchiaino. Spettacolo. Grezzo ha chiuso a Milano, quindi devo passare, perché mancano troppo i suoi gelati, le sue torte e tutto. Direttamente da Palma di Mallorca, Tomb Raider è arrivata a Milano. Minchia, se sei bruciata. Te sei fuori di testa. Torniamo a casa. Valigia e scooter. Ognuno il suo, ovviamente. Dov'è la tua valigia? Non si vede. Eccola, valigia. E buona fortuna. Vuoi darmi il sacchettino? No, non voglio darti nulla. Ah, fai tutto tu, vai. Faccio, andiamo. Io. Ciao, vado al mio bolide. Facci vedere quanto sei figa. Azza quanto sei figa. Pronta per la doccia? Beh, che stile!